I danni all'agricoltura toscana sono ormai incalcolabili. Gli agricoltori sono ormai in via d'estinzione. Ma c'è ancora una speranza. Loro. Il loro obiettivo è quello di raccontare la realtà delle nostre campagne a chi non vive di agricoltura. E ci riusciranno. Ecco le fotocopie che mi aveva chiesto. Ecco, diciamo che Cinghiale e Caprioli, se decidessero di scorazzare tra gli uffici anziché tra le vigne, succederebbe questo. Tutte le mattine noi agricoltori ci alziamo e andiamo a contare i danni alle vigne, ai campi di grano, agli oliveti, ai frutteti, eccetera. E la situazione ormai per noi è insostenibile. Noi cerchiamo con questi video di sensibilizzare più gente possibile, anche e soprattutto i non addetti ai lavori, su quello che è la realtà delle nostre campagne. Ovviamente nessuno ce l'ha con Cinghiale e Caprioli in quanto tali, è che hanno fame e mangiano. Perché l'agricoltura è nata per soddisfare le esigenze dell'uomo e l'uomo per fare questo ha dovuto modificare l'ambiente in cui viveva. Per creare l'agricoltura ha dovuto allontanare certi animali. Ora purtroppo per una serie di motivi sono tornati e ci hanno invaso purtroppo e non sappiamo più cosa fare. Io non vi voglio certo dare soluzioni, anche perché probabilmente non ce l'ho, ma mi sento in dovere di raccontarvi la situazione in cui viviamo. Poi se proprio non volete affrontare il problema seriamente, perlomeno adottate un contadino. E due...